Il comune di Chieti si conferma tra i primi 10 capoluoghi di provincia virtuosi e green d'Italia per quanto riguarda la differenziazione dei rifiuti. E questo quanto emerso dal bilancio di fine anno 2019 redatto dal comune teatino in collaborazione con il consorzio Formula Ambiente, ditta gestore della raccolta differenziata. A Chieti la raccolta differenziata, partita nel lontano ottobre 2010, raggiungeva percentuali pari al 22%. Oggi, a distanza di quasi 10 anni, la percentuale si attesta attorno al 65,04%, con un incremento di oltre il 40%. Ci inorgoglisce questa posizione in classifica, in quanto i parametri che sono stati valutati, a partire da quello della raccolta differenziata, ad arrivare all'aria, acqua, all'energia e alla mobilità, sono parametri che in percentuale ci vedono primeggiare tra appunto i 10 primi capoluoghi di provincia in Italia. Buona la raccolta differenziata che, mentre negli altri comuni scende col passare del tempo, nel comune di Chieti si è stabilizzata intorno al 62-63% nei momenti meno virtuosi, per ritornare col nuovo appalto e quindi nel giro di pochissimi mesi ad attestarsi al 65%, così come tra l'altro ci impone la Comunità Europea. Nel comune di Chieti la raccolta porta a porta è stata avviata nel 2011. Questa è la seconda, diciamo, rivisitazione, nella quale noi andiamo a riproporre i mastalli e i bidoni con un dispositivo elettronico per il tracciamento. Questo far sì che noi possiamo meglio controllare il flusso dei rifiuti e predispone l'amministrazione nel caso in cui voglia passare a tariffa puntuale. Questo permetterà appunto una migliore gestione dei rifiuti. Poi stiamo quindi ridefinendo tutte i contenitori, e la novità principale è il passaggio dal multimateriale pesante al multimateriale leggero, ovvero il vetro verrà raccolto separatamente. Questo permetterà di avere una migliore qualità di rifiuti al recupero e di aumentare le percentuali dei rifiuti che andranno effettivamente al recupero. A rafforzare tutto ciò, la recente graduatoria dell'ecosistema urbano, che pone Chieti al 52esimo posto, in risalita di 12 posti rispetto alla precedente stilata nel 2018. Da settembre 2019, Formula Ambiente e il Comune di Chieti collaborano con la cittadinanza affinché la raccolta differenziata diventi un segno di cultura per gli utenti. Da settembre 2019 abbiamo iniziato a seguire diversi incontri, sia con gli amministratori di condominio che con le associazioni di categoria, perché abbiamo puntato come amministrazione comunale a una vera e propria sfida culturale per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e per quanto riguarda la gestione del nuovo appalto. I numeri ci danno come comune virtuoso anche appunto per la parte economica. Abbiamo avuto due modi di risparmio, due tipi di risparmio con il nuovo appalto. Intanto, con meno raccolta di indifferenziata smaltita in discarica, abbiamo ottenuto un risparmio di 700 tonnellate in meno, che equivalgono a circa 90.000 euro l'anno di risparmio per le casse comunali. Ma un dato ancora più importante è che il nuovo appalto, che sarà dal 2020 al 2027, farà risparmiare il comune di Chieti di circa 40.000 euro l'anno. Grande novità dopo il rinnovo dell'appalto per Formula Ambiente nel comune di Chieti, l'inaugurazione delle isole ecologiche informatizzate. Le ecoisole, alimentate con un pannello fotovoltaico per la produzione dell'energia elettrica, saranno a disposizione del cittadino H24 7 giorni su 7 e potranno essere utilizzate solo dopo l'identificazione dell'utente. Tutto questo garantirà l'aumento della quantità della raccolta differenziata e il controllo tecnologico dei conferimenti dei rifiuti. Il dispositivo tecnologico, dotato inoltre di una telecamera intelligente,
e adibito al raccoglimento della spazzatura divisa in frazione merceologica, ovvero organico, carta, plastica, vetro e secco residuo. Su uno dei lati dell'ecoisola invece sarà possibile inserire piccoli RAE, rifiuti elettrici ed elettronici, farmaci e pile esaurite. La telecamera e la tessera sanitaria, oltre ad identificare l'utente, registrerà l'orario di accesso, permettendo agli addetti dotati di apposito lettore, in caso di controllo, di associare il rifiuto al cittadino. Abbiamo incrementato la raccolta differenziata e anche migliorato il decoro urbano grazie al posizionamento di 6 isole ecologiche informatizzate. Sono chiamate proprio ecoisole informatizzate, dove con una semplice card, che può essere il codice fiscale plastificato, va inserito all'interno della macchina informatizzata e si aprono i bocchettoni delle 5 frazioni di differenziata. Sono state posizionate soprattutto a Chieti Alta, al centro storico, dove anche sentendo appunto le associazioni di categorie, la raccolta differenziata era un po' più difficile condurla ottimalmente, in quanto per questioni morfologiche, con strade strette, vicoli e vicoletti, non si poteva esporre facilmente il bidone di un condominio o anche di una casa privata. L'altra novità importante è stata quella di dotare il territorio di queste isole ecologiche informatizzate, che permettono ai cittadini di conferire rifiuti in maniera più libera, senza dover rispettare il calendario, per chi ha esigenze particolari, persone che devono andare via nel fine settimana o turisti che arrivano, insomma, persone che sono di passaggio. Abbiamo potenziato il centro di raccolta comunale nella zona dello scalo e abbiamo visto che le quantità di rifiuti che vengono portate autonomamente dai cittadini sono aumentate in maniera sensibile. Un particolare occhio lo stiamo dedicando alla qualità del secco indifferenziato che viene raccolto. Cerchiamo di andare a vedere che percentuale di frazione recuperabile si trova ancora nel secco e andare a lavorare con la comunicazione, con la sensibilizzazione per migliorare la raccolta differenziata da parte dei cittadini. Noi nel mese di ottobre abbiamo fatto delle quartature, cioè dei rilevamenti di analisi del secco residuo, e abbiamo visto che all'interno di questa frazione c'è ancora il 55% di frazione che potrebbe essere recuperata in termini di carta, di plastica e di organico. Si tratta di andare a sensibilizzare i cittadini e andare a individuare quelle piccole frange di utenti che ancora non hanno bene capito quali sono le regole in gioco. Uno dei tanti obiettivi raggiunti da questa collaborazione è il restyling del centro storico, con l'installazione di nuovi tipi di cestini. Intanto l'installazione di diversi cestini di una doppia specie, quelli per la raccolta differenziata, quindi a 4 scomparti, anche appunto per uso pubblico, e quelle invece per le deiezioni canine. Deiezione canina che affligge la nostra città, e qui faccio anche un monito di un impegno culturale da parte dei miei concittadini affinché si tenga di più al decoro urbano. Questi veri e propri dispenser erogano anche sacchetti biodegradabili per la raccolta di deiezione e sono sparsi per tutta la città alta e Chieti Scalo. Abbiamo aumentato gli zonisti, che da 8 zonisti del primo appalto sono passati a 12, e gli zonisti sono fondamentali perché sono gli omini che conoscono i quartieri, conoscono le criticità e con il proprio scopettone puliscono idealmente vicino ai marciapiedi, sotto le macchine, dove una macchina meccanizzata non può arrivare. Abbiamo posizionato delle punte antivolatili per i portici del centro storico, perché le deiezioni canine, ma anche il guano di piccione, lasciano imbrattate le nostre vie, i nostri muri, gli stessi cassonetti che spesso non vengono lavati, e qui facciamo anche un inciso, perché spesso sono pieni, riempiti di immondizia e possono essere lavati solamente quando svuotati, quindi invito la cittadinanza a cercare di rispettare il calendario.
Per quanto riguarda il discorso del trasgredire, un invito che facciamo quotidianamente è quello di cercare anche di autoeducarci tra di noi cittadini. Come succede alle parti virtuose del nord, non bisogna vergognarsi a riprendere un nostro concittadino che deturpa l'ambiente, che abbandona rifiuti o che fa fare la propria deiezione al proprio cane. Durante questi mesi purtroppo sono state riscontrate anche delle criticità dovute alla raccolta porta a porta presso strade private, ma presto rientrate grazie al buon senso dei cittadini. Abbiamo avuto un problema con le strade private perché la raccolta, la RSU, rifiuti solidi urbani, sono un'attività pubblica e in quanto tale va svolta su aree e strade pubbliche. L'ingresso in strade private, purtroppo, per la loro morfologia, vanno verificate caso per caso quali sono quelle accessibili, di facile accesso. Lì la formula ambiente, di concerto con l'amministrazione, ha deciso e abbiamo deciso di entrare, di fare quindi il servizio in maniera ottimale, prendendo il rifiuto presso le abitazioni di queste, diciamo, di questi luoghi nella strada, situati nella strada privata, ma nelle stradine purtroppo piccoline dobbiamo far sì che il cittadino esponga il proprio cassonetto sulla strada più, diciamo, immediatamente nelle vicinanze della strada pubblica. Il 2019 ha visto anche l'avvio di parecchi laboratori didattici sul riciclo, riuso e recupero della raccolta differenziata, dove sono stati coinvolti oltre 1000 alunni tra i 4 e i 14 anni degli istituti comprensivi di Chieti, oltre al convitto Vico. 52 laboratori suddivisi in 12 tipologie differenti hanno coinvolto attivamente bambini e ragazzi al rispetto dell'ambiente attraverso la costruzione di giochi, storie e tante attività pensate e realizzate per loro attraverso il materiale di scarto confluito nella raccolta differenziata. I percorsi formativi avevano lo scopo di insegnare ai bambini, attraverso la favola e il gioco, le differenti tipologie di rifiuto, il corretto funzionamento della raccolta differenziata e l'importanza di nuovi processi creativi provenienti dalla nuova vita dei materiali riciclati. Con Formula Ambiente l'amministrazione comunale ha puntato molto sui più piccini, abbiamo coinvolto oltre 1000 studenti di 54 classi differenti, i quali sono stati tutti messi alla prova su un vero e proprio concetto nuovo, che non è più la raccolta differenziata ma è il riciclo. Hanno portato avanti dei laboratori fantastici, il sottoscritto è stato presso questi plessi a premiare le classi più virtuose ed è un primo passo in avanti proprio partendo dai più piccini. In pentola anche tanti progetti per il futuro, orientati a raggiungere obiettivi sempre più considerevoli per quanto riguarda la raccolta differenziata, confermati anche da un accordo tra Comune e Formula Ambiente con scadenza 2027. Il dato che la Comunità Europea ci impone per il 2025-2030 è quella del riciclo, quindi per avere un riciclo che si attesti al 60% dobbiamo arrivare a una raccolta differenziata di almeno il 75%, quindi questo è il nostro primo obiettivo che come amministrazione comunale insieme alla società Formula Ambiente, che fino al 2027 porterà avanti questo tipo di discorso, ci prefiggiamo di arrivare. Tutte le nostre attività saranno finalizzate all'abbassamento della Tari. Il nostro percorso sarà attività verso lo spreco zero. Per spreco zero Chieti intanto già ha attuato tre linee di riduzione dello spreco stesso. Per quanto riguarda la plastica, aderito al progetto Plastic Free Challenge, eliminare la plastica intanto in tutti gli uffici e enti della pubblica amministrazione, le casette dell'acqua e i distributori di detersivi sfusi. Hanno portato una riduzione della produzione di plastica, del consumo di plastica di oltre il 60% e di questo ne siamo orgogliosi. Un'altra frazione che stiamo cercando di riutilizzare e non mandare quindi più a smaltimento è la frazione organica. Lo stiamo facendo secondo due attività che abbiamo messo in campo. La prima, quella della realizzazione di impianti elettromeccanici che andranno a soddisfare circa 1000 utenze, quindi saranno delle macchine che verranno posizionate ad esempio sotto degli ospedali, sotto l'ospedale, nelle vicinanze del campus universitario, dove la parte organica insieme anche al fogliame, agli spalci, produrrà nel giro di un mese del compost che verrà reimmesso nelle terre delle aziende agricole che
gestiranno lo stesso impianto elettromeccanico. Ultimo aspetto ancora per la parte della frazione organica è quella dell'energia pulita. Abbiamo messo in sintonia il trasporto urbano locale insieme alla Formula Ambiente, che ha altri mezzi e quindi flotte di trasporto dei rifiuti, per quanto riguarda il rifornimento del GNL. GNL che è l'acronimo, GNL è il gas naturale liquefatto, dall'organico, quindi la frazione organica lavorata si arriva al biogas, e il biogas con upgrading passerà a diventare GNL, che servirà a rifornire le flotte che andranno di nuovo a recuperare organico. In ottica di economia circolare, così ho spiegato che il cerchio viene chiuso ottimamente. Ultimo tassello, chicca importante che prevede il nostro nuovo appalto, è il centro di riuso. Serve anche qui per eliminare lo spreco di abiti, abbigliamento, arredamento usato ma non vecchio da gettare e quindi da rifiutare, da rimettere nel ciclo produttivo, e quindi anche per andare verso alle famiglie meno abbienti e quindi a una rilevanza sociale. Chiudo con un progetto innovativo per il nostro territorio, un progetto interregionale che è stato presentato in regione ed è entrato a far parte della legge regionale sui rifiuti, ed è Filiere Virtuose. Si basa sul non più classificare il bene post consumo come rifiuto, ma prevenire, come ci dice tra l'altro la direttiva europea, la 2008, la numero 98 del 2008, la prevenzione del bene post consumo affinché non diventi mai rifiuto. Non diventando mai rifiuto abbiamo tutta un'altra filiera che ci consentirà, con il riciclo stesso, di intanto incrementare attività produttive in termini di ecoimprese che sono loro stesse SSS finanziate dalla Comunità Europea. Box.